Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo e regolazioni di volume della musica. Che lo scelgo, ok, va bene così, meno di così non so. E cominciamo una settimana mezzi rimbambiti, questa volta però molto prima del solito, sveglia prestissimo, andare al lavoro presto, tornare presto, perché il trasloco è arrivato agli sgoccioli, perché ormai gli ultimi scatoloni sono praticamente di là dall'essere fatti e finiti, perché con mercoledì c'è in casa nuova e ci si può fermare, respirare e cominciare a mettere su mobili, a ordinare a casa, a mettere i vestiti, a mettere le tovaglie e avanti con questo. Sarà una lunga settimana, sarà anche un bel weekend. Detto questo, fino alla settimana scorsa, no, in realtà quella prima ancora, quando ho avuto un attimo di tempo per farmi gli affaracci miei, okay, ho avuto la bellezza di intanto finire BoJack Horseman, la prima parte dell'ultima stagione, perché a breve, a fine mese, esce la seconda parte. E cercare di capire cosa guardare. Poi ci ho messo 2 anni a recuperare BoJack Horseman, perché io vado a periodi, delle volte sto lì a guardarmi 6 puntate di fila, delle volte per 3 mesi non faccio più niente. Quindi sono fatto strano io, cioè è difficilissimo che mi appassioni disperatamente a una serie TV o a un anime o a qualsiasi cosa a puntate. Ultimamente è molto difficile, è successo molti anni fa e dopo, ma dopo è anche una questione di tempo, d'altronde non è che sia sempre il tempo di star lì a guardare serie TV. C'è la domenica, la giornata nulla facenza, sì, ma poi arriva il lavoro e gli impegni e i controimpegni, così. E infatti io volevo chiederti, cioè io vedo molta gente che si appassiona tipo in passato quando è uscito e poi negli anni, e Trono di Spade, tutti impazziti per questo Trono di Spade, io l'ho guardato una puntata, la prima, l'ho guardata per comprendere i meme e basta, tu sei Rob e basta, non mi attira, ora qua riceverò delle fucilate, delle sassate, San Pietrini in volo, però non mi attira, almeno non per quello che la gente dice di guardarlo, magari anche bello sotto altri aspetti guardandolo bene, non mi attira. E ecco, ci sono altre serie tipo appunto BoJack Horseman che probabilmente se avessi avuto una settimana libera da qualsiasi impegno, persino respirare, avrei fatto e finito tutte e 6 le stagioni, 5 e mezzo, la sesta devo ancora finire, in un sol boccone. E io voglio sapere da te cosa ti appassiona di queste serie TV, quali sono secondo te le serie più belle del momento, se ci sono nuove serie che ti stanno prendendo male. Io sto guardando Beastars e appena sono in casa nuova comincerò a guardare calma, e Beastars è molto bello, peraltro è una collaborazione con Netflix e una casa d'animazione giapponese, per cui non passerà molto tempo che verrà doppiato e messo proprio su Netflix, non vedo l'ora, per cui però me lo guardo nei sottotitoli, non mi interessa, mi dà meno fastidio quasi. E io ho provato invece la sensazione di appassionarmi a una serie, l'ho provata di più giocando di ruolo, cioè come serie si intende un multisessione, no? L'ho provato quest'estate giocando con Marco, Anna e Sofia, ed è stato, poi dopo alla fine le cose sono scemate per le ferie, poi gli impegni, poi altri impegni, insomma non c'è da ad incastrare più le cose, però abbiamo giocato mi pare 5 sessioni, forse di più,
ed è stato molto 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 avvincente, molto bello, molto interessante, di cuore di mostro. Ne parlo nelle vecchie puntate. Se vai a ripescare le puntate di quest'estate, potrai godere di qualche resocontino. Poi ho smesso, non è una cosa che interessa eccessivamente, ma se ti interessa, sì. E lì mi sono veramente appassionato. Lì ci sono state diverse volte in cui ho detto: ah, adesso vado a sessione e gioco, perché questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello. Cioè, sono veramente molto più coinvolto se gioco di ruolo. Ma d'altronde è così. Cioè, giocare di ruolo significa metterci del proprio, significa interpretare qualcuno, qualcosa, significa condividere, significa creare alla fine, no? E quindi è molto diverso che usufruire di un prodotto passivo, quale può essere un film, una serie TV, che è passivo fino a un certo punto, però effettivamente è un prodotto passivo. Cioè, stai lì, recepisci e basta. E quindi niente, io non so se tu anche hai provato questa cosa. Sono curioso di sapere se per te il confronto serie TV, anime e sessioni di gioco di ruolo può reggere, perché per me il confronto proprio non lo regge. Cioè, vince a man bassa il gioco di ruolo, ma proprio a mani bassissime. Anche se mi dirai, però la serie ha una trama lineare, ha tutti i personaggi costruiti bene, ha tutte le situazioni fatte come si deve, ha questo, ha quello. Invece il gioco di ruolo tante volte è improvvisato, delle volte, fra virgolette, i dadi non esprimono correttamente la situazione. Ecco, basta giocare dei giochi che ti permettano di fare queste cose come Dio comanda, si dice, no? Cioè, basta giocare a giochi come Cuori di Mostro, dove qualsiasi esito esce da quei maledetti dadi è comunque qualcosa di interessante, sia nel bene che nel male, no? Insomma, che ti mette in una bella situazione o in una bruttissima situazione, ma è comunque sempre qualcosa che dici: cazzo, voglio giocare a questa situazione, voglio mandarla avanti, voglio risolverla, voglio complicarla, voglio, cioè, ok? E questo per me è veramente il massimo, il massimo. Cosa che con le serie TV non posso avere. Posso solo dire: bella questa cosa, bella questa citazione, bello questo, bello quello. Ma poi alla fine quello che mi è stato dato e quello che è stato fatto è stato fatto. E con questa io ti lascio. Noi ci sentiamo domani mattina, sempre qui, sempre con Jack della ciurma di GDR Unplugged. E vabbè, che tu preferisca serie TV o giochi di ruolo, o giochi di ruolo, ho avuto un lapsus per parcheggio. Rock and roll play, rock and roll play. Sono impazzito. Ciao.